questo press day, un gioco di parole che abbiamo voluto fare per condensare due appuntamenti informativi della programmazione di Pasqua. Il primo è con Joe Barbieri, che ci presenterà questo suo impegno il giorno di Giovedì Santo, che si chiama Respiro, che poi è stato modificato in Respiro per la Città della Scienza, e ci spiegherà. In qualche modo sono due artisti legati, o per questa contingenza o per altri motivi, a Bagnoli e ai Campi Flegrei, ma di questo parleremo dopo. Allora, qui vicino a me c'è appunto l'artista Joe Barbieri, poi c'è il presidente del Teatro Trianon, Maurizio D'Angelo, il direttore artistico Giorgio Verdelli. Ringraziamo la Web TV della provincia di Napoli, qui presente, che metterà i podcast di questi nostri incontri disponibili sia sul sito della provincia metronapoli.it, e naturalmente saranno presenti sul sito del teatro, che è teatrotrianon.org. Cedo la parola al presidente Maurizio D'Angelo. Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Non mi soffermo su notazioni di carattere artistico, perché penso che sia Giorgio Verdelli e soprattutto Joe Barbieri avranno tante cose da dirvi. Io desidero fermare l'attenzione su questo rapporto forte che c'è a Napoli tra l'arte, tra la cultura, tra la musica e la città, e quindi ringrazio molto Joe Barbieri per aver voluto dedicare questo respiro a Città della Scienza. Insomma, quando Napoli si ritrova intorno ad eventi importanti come il concerto di giovedì prossimo, è segno che questa è una città che vive ancora, che ha un suo background di storia, di cultura, di tradizione, e che riesce a essere protagonista anche, consentitemi il gioco di parole, sulle ceneri di un evento triste per la città, qual è stato l'incendio di Città della Scienza. Noi come teatro continuiamo questa nostra programmazione partenopea e parte europea, si alternano sul nostro palcoscenico artisti di diversa provenienza, siamo reduci dal sold out di ieri per l'evento della Prog Night con i New Trolls, con le Orme, con gli Osanna. Pasqua sarà dedicata interamente agli artisti napoletani, con Joe Barbieri e poi con Edoardo Bennato. Non mi voglio dilungare oltre, perché penso che voi avete sete di notizie artistiche relative al concerto. Vi ringrazio ancora, passo la parola a Giorgio, che meglio di me vi dirà qualcosa in tema. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Grazie di essere qui. Io volevo dire delle annotazioni di carattere musicale, visto che quella istituzionale l'ha fatta molto meglio di me il Presidente. Quello che è importante per me è la valenza musicale dei concerti. Credo che ci stiamo riuscendo in una sfida, insomma, in una città difficile che tutti viviamo. Credo che stiamo facendo un cartellone molto vario, con delle anteprime. Voglio ricordare che noi per primi in Italia abbiamo dedicato uno spettacolo a Giorgio Gaber, con Andrea Scanzi, che peraltro adesso è dappertutto, ha cominciato dal Trianon il suo tour teatrale. Mi fa piacere raccontarvi questa iniziativa e ricordarvi che, per esempio, comincia il suo tour teatrale nazionale un altro artista che in qualche modo ha delle affinità con Joe, che è Peter Sincotti. Devo dire solo due cose di Joe, che è un artista che stimo molto da Epoca Non Sospetta, e lui lo sa, perché la sua prima presentazione, dovete sapere, l'abbiamo fatta insieme a Roma. Dove eravamo? Al testaccio, non mi ricordo più, sai, vabbè, comunque, un po' di anni fa, era il posto dove cantava Giorgia, però, mi ricordo io, era il posto dove cantava... Oggi sono vent'anni, non ci vediamo da vent'anni, oggi ci vediamo... Questo, ma devo dire, poi dopo, devo dire che questo teatro, questa programmazione serve anche a questo, perché poi, quando ho sentito il nome di Joe Barbieri, ho detto, vabbè, so tutto, non mi preoccupo, ma io ho detto, lo conosco, non c'è problema. Peraltro, il suo concerto è anche arricchito da delle presenze musicali di livello. La sua musica è una musica con molte
sfaccettature gezzate con molti sapori che vanno un po' dalla canzone d'autore alla jazz e all'easy listening, ma ve lo dirà molto meglio Joe e ve lo presento. Joe Barbieri. Anche io ringrazio voi per essere intervenuti oggi. In realtà cose molto così speciali da dire io non ne ho. Questo è un concerto, per quale ragione non ne ho? Perché questo è un concerto che è nato con una naturalezza imbarazzante, nel senso che sapevo di questo interessamento di Giorgio per questo concerto e tutto poi si è mosso in una maniera curiosa. In pochi giorni, l'abbiamo preparato in pochi giorni e in pochi giorni si sono incastrate una serie di elementi, non ultimo appunto il fatto che ci sia Edoardo dopo due giorni, insomma, in un teatro che effettivamente fa di una programmazione eterogenea e di qualità, di questo poi vorrei spendere in favore di Giorgio due parole successivamente, il suo punto di forza, che due artisti napoletani che vivono fortemente il rapporto con il territorio e che invece in questo caso parlo per Edoardo, sicuramente non per me. Edoardo insomma è un artista che cerca di portare al di fuori anche dell'area urbana, cittadina, la bellezza che è fortissima nella nostra città, forse ancor più per il fatto che è una città che deve superare se stessa per poter tirar fuori una bellezza che in realtà è folgorante. Però si deve ogni volta, non solo ahimè in questo caso con la questione della città della scienza, ma deve risorgere ogni volta, ogni giorno, ogni occasione. Quindi insomma ho percepito nell'avvicinarmi a questo concerto che c'erano una serie di piani di lettura a questi tre giorni di spettacoli e io sono contento di che questo concerto arrivi adesso, un concerto che tra le altre cose chiude un po' il ciclo legato al mio ultimo album che si chiama Respiro, che un anno fa aveva iniziato praticamente il suo percorso dal vivo da un concerto a Diana qui a Napoli e doveva essere un semplice abbraccio, un semplice arrivederci, però si è trasformato in qualcosa di diverso perché gli eventi in qualche modo lo hanno voluto, ahimè, e per cui insomma a titolo puramente personale mi è venuto spontaneo devolvere una quota consistente di quello che sarà il mio compenso per la ricostruzione della città della scienza. Ovviamente è una goccia in un mare enorme, però insomma però è un gesto da cittadino tra cittadini, quindi poiché questo è il mio mestiere così e questo è il mio modo di rimboccarmi le maniche, insomma lo faccio con grande entusiasmo. Io mi vedo un applauso che ha meritato. Delle domande musicali, delle cose, vogliamo sapere sì. Come sarà il concerto, sì, no. Come sarà articolato. In realtà, ecco, il concerto come succede praticamente sempre nei concerti che tengo, la scaletta in realtà è in parte un po' obbligata perché comunque ci sono un po' di canzoni che necessariamente e con piacere faccio e in parte poi invece sono canzoni che scelgo all'ultimo secondo, insomma anche un po' senti il feeling, esatto, annusando l'aria del momento. E prima ho dato un'occhiata al teatro, mi vergogno a dire che è la prima volta che che metto piede nel Serrano, quindi questo. Ma ho sentito dire cose meravigliose su questo teatro, sulla sua acustica, sulla sua storia. E devo dire che questo pomeriggio trascorso con voi mi servirà, insomma, voglio dire, poi per mettere a punto delle scelte, insomma, efficaci, spero, per il giorno del concerto. Quello che probabilmente rispetto ad altri concerti, anzi sicuramente rispetto ad altri concerti, farà la differenza è la presenza di Fabrizio Bosso, che con cui spesso e volentieri ci troviamo
dal vivo, poi insomma proseguiremo con un'ultima data a Torino tra qualche settimana e Fabrizio... Sì, vabbè, è talmente un nome del jazz italiano e internazionale talmente affermato, insomma, che mi fa fatica spiegare chi è. Comunque, insomma, con Fabrizio ci conosciamo da qualche anno e immediatamente si è creato un legame di linguaggio, quindi ogni volta che c'è l'opportunità di poter suonare lo facciamo con grande felicità e in questa occasione devo dire io l'ho voluto in maniera particolare proprio perché il contrasto rispetto a tutto ciò che di pessimo ahimè la criminalità insomma si ingegna a fare, è l'unico contrasto efficace a mio avviso, anzi forse non l'unico, ma sicuramente il primo è quello di cercare di creare bellezza e Fabrizio è un generatore costante di meraviglia e di bellezza. Mi piace questa cosa, il generatore costante di bellezza. Sì, dove lo metti. Mi piace. Vabbè, adesso sei impegnato a chiudere il prossimo disco. Sì, questo. No, dicevo che mi piace molto generatore costante di bellezza, che è una frase molto bella da utilizzare. Questo impegno del prossimo disco è quasi ultimato. Ci sarà qualche anteprima di questo disco nel concerto? No. È un disco, innanzitutto vi racconto brevemente di cosa si tratta. Io sono un appassionato di Chet Baker e ho scoperto, leggendo una sua biografia, qualche mese fa, che quest'anno, il 13 maggio, cade il 25 anniversario della sua scomparsa. Quindi ho avuto il desiderio, insomma, di prendermi un po' una pausa da quelle che sono le mie canzoni e per la prima volta di cantare, di affrontare l'inglese, anche forte forse del fatto che Respiro, l'ultimo album, ha avuto una distribuzione planetaria grazie ad una casa discografica storica che si chiama Le Chants du Monde, francese, che ha portato al successo internazionale Paolo Conte in passato e Gian Maria Testa e quindi insomma con la loro collaborazione e con quella della Yamaha per quanto riguarda l'area asiatica pubblicherò questo album che uscirà il giorno della morte di Chet Baker con uno show che faremo ad Amsterdam. E ti devo dire una cosa, pensa come il mondo com'è strano, tu hai detto questa cosa, devi sapere che lo spettacolo di apertura del Teatro Trianon, è vero, qua il presidente annuisce, tu non lo sapevi, ma era uno spettacolo dedicato a Chet Baker, fatto da Enzo De Caro, che si chiama, lo spettacolo, Chet, capito? Un po' un gioco di parole, dove ovviamente le parti di tromba di Chet Baker le faceva Antonio Onorato, ma... Se per caso tu volessi l'anno prossimo farlo, noi potremmo anche studiare un'idea in cui potremmo provare a fare un unicum, adesso poi ne parleremo, un'interazione tra Enzo De Caro che legge delle cose, cioè io anche ero una parte, tra l'altro l'ho conosciuto personalmente Chet Baker, perché venne al City Hall con Dino Luglio, con Enrico Pierannunzi al piano, come sai. E Nicola Stilo al flauto. Che è presente nell'album. Hai visto? Ecco, è la musica. Allora, se tu volessi fare una cosa, noi prenderemmo l'occasione di farlo. A maggio non ce la facciamo, ma magari lo potremmo fare nella prossima stagione, troviamo una data, con una cosa tra parole e musica di interazione. Secondo me è una cosa proprio da fare. Mi piacerebbe molto farla. Credo che il presidente è d'accordo. È incredibile come... si incontrano persone, eventi e date. Davvero è bello vedere che noi abbiamo pensato a Chet Baker con Enzo De Caro, non so chi di voi c'era quella la sera. Adesso non voglio dire. Prego. Scusate, no, il problema è che io le cose le penso troppo in anticipo, perché abbiamo fatto Gabber prima di tutti, Chet Baker prima di tutti. Allora facciamo una cosa, dimmi il prossimo, così faccio un'assicurazione, oppure ti facevo qualcosa. Oppure lo avvisiamo, insomma. No, comunque, per me è come dire, è l'ennesima effettivamente coincidenza tra le coincidenze. Insomma, e devo dire, Napoli forse ha bisogno anche di questo, di sinergie, quindi che è un altro modo di chiamare le coincidenze. Quindi, bene. Mi sono ricordato
sai che ho il culto della memoria. Mi sono ricordato qual era il locale dove facemmo l'anteprima del tuo disco a Roma. Il Classico. Ah, è vero. Il Classico, che era il club dove andavano a suonare Giorgia, Max Gazzè, insomma tutti, Vorrei la pelle nera. Devo dire che è stato un bel momento. Sì, un momento acerbo, però. Sì, bello, bello. Va bene, ci sono delle domande, c'è qualche curiosità, qualcosa che volete? Prego. Allora, volevo sapere se veniva invitato qualcuno della Città della Scienza, qualche rappresentante. Io confesso che la mia iniziativa è stata proprio spontanea e privatissima, quindi non so se... non so, forse è più una domanda che... però per quanto mi riguarda è stato un gesto che in realtà... è venuto fuori semplicemente perché più siamo e più possiamo contribuire, ma non è nato con patrocini o comunque con accordi di rappresentanza in qualche modo. Viene esportato il tuo concerto? Questo? No, questo sì, è un evento unico. È un evento unico per la città. È un evento? Sì, sì, sì. È un evento unico per la città che, le ripeto, si nasce proprio dal fatto che il tour si chiude qui e quindi il caso ha voluto, nel bene e nel male, insomma, che ci fosse questa occasione. Diciamo che mentre Gio stava decidendo di fare il concerto, è arrivata questa notizia e quindi lui ha voluto ancora più dedicare questa cosa, che credo sia una cosa da sottolineare. No, ma assolutamente, poi se lo spirito che di rivalsa di riesce a venire fuori è merito un po' di tutti noi, nel senso, voglio dire, ciascuno c'è bisogno che ciascuno faccia la propria parte nel diffondere. È vero. No, però volevo dirti una cosa, giusto, che tu hai detto sembra recitare, però è la verità. Cioè, nel senso che io veramente Gio non lo vedevo, io lo seguivo musicalmente, ma non lo vedevo da tanto tempo. Se Roma non abbia Napoli, il locale potrebbero chiudere. È vero. Io spesso sono a Roma l'altra sera a vedere anche Priscilla, che è successo. Come no, la regina del deserto. Sicuramente. Sì, sì. E credevo che questo simbolo fosse venuto a Brancaccio, invece sì. Venuto a Plassio. Sì. A Roma senza Napoli, tutte cose sarebbe... È vero. Però io colgo l'occasione di quello che hai detto, è vero, però questa cosa di raccontare lo dovete fare voi, nel senso che Gio, sì, più di suonare e dedicare questa cosa, sì, non può, noi più che accogliere questa cosa, cioè la nostra missione, come dicono quelli bravi, è di mettere le cose insieme, poi sta agli altri promuoverla, perché purtroppo, e questo mi dispiace, a Napoli più che mai Nemo profeta in patria. Su questo sono d'accordo. Capito? L'altra volta è difficile. Quindi qui nessuno ti regala niente. Anzi, Napoli ti perdona tutto, ma non il genio. Bravo. Ecco, e con questo, guarda, posso, io metterei i titoli di coda su questa, ecco, cosa. Posso solo aggiungere quello che avevo detto in apertura, cioè che avrei voluto dire. E cioè, due parole sentite e sincere di apprezzamento nei confronti dell'amico Giorgio, perché in realtà credo che forse una delle, almeno per quanto riguarda lo spettacolo, la fruizione dello spettacolo e l'organizzazione degli spettacoli, un calendario come quello che insomma ho visto che Giorgio è riuscito ad assemblare, insomma non è consuetudine vederlo, non c'è un luogo dove un musicista dice guarda io ho un'idea, te ne voglio parlare, insomma io fino adesso, voglio dire, in qualche modo ho lavorato come
come tutti, cercando di programmare, di organizzare, ma avendo spesso una sponda fertile in, altrove, in altre città, per tornare anche alla, al discorso che abbiamo fatto adesso. E sapere che esiste un posto come il Teatro Trianon che in qualche modo è ricettivo di proposte di un certo tipo è confortante. Quindi, bravo Giorgio. Io credo che il Teatro Trianon rappresenta la città, e sono contento. Qui stiamo nel centro di arte, di cultura, vero, di antichità, vero, con un suo circo che sta all'esterno, tutto, insomma, fa ricordare la grandezza della città. Poi vedi integrato intorno, che poi si può anche gestire al meglio, perché c'è una magnifica chiesa, San Giorgio Maggiore, e c'è un abside all'ingresso, che ricorda proprio l'arrivo dei greci, per cui è un contrasto, e Napoli è una città piena di contrasti, che pochi possono, solo chi ci vive, chi la vive, chi la respira, ma la può giudicare. Solo. No, concordo pienamente con quello che hai detto, che è lo spirito, ma infatti... Poi questi vostri cult teatri, ma infatti, infatti mettete, tra l'altro volevo salutare Lino Vairetti degli Osan, che ieri sera era sul palco con i New Trolls e le Orme per una delle serate di maggior successo di questa stagione, che è finita all'una meno 10, mi hanno messaggiato Vittoria Descalzi e Michi De Rossi, e devo dire questo, ecco, uno cerca di fare delle cose che lo rappresentino, quindi per noi questa è la cosa veramente più bella. Prego. Volevo chiedere, alla luce delle sue esperienze artistiche in tutto il mondo, come cambia il rapporto con la città di Napoli? Come cambia? Io ho vissuto, allora, partendo dal presupposto che io ho vissuto anche lontano da Napoli, e ci sono tornato 13 anni fa, e, a meno che non succeda qualcosa che in questo momento non saprei dire, non voglio più andare via. E quando mi capita di raccontare ai francesi piuttosto che ai giapponesi che cos'è Napoli, io in realtà credo che la cosa che forse prima ancora che delle mie parole ricevano è il fatto che il mio viso si illumina. E quindi tutto quello, io in quel momento rappresento la mia città, e quello che faccio nei confronti delle persone che mi domandano della mia città si va ad aggiungere all'idea che quelle persone si fanno del posto in cui vivo. E il rapporto con la mia città è, nonostante tutto, un rapporto costruttivo e felice, malgrado io ho 40 anni, insomma, e trascorsi quasi tutti qui, però continuo ad entusiasmarmi, perché questa città è composta da artisti capaci, da imprenditori capaci, da operai illuminati, da persone che hanno forse più che altrove una visione europeista, internazionalista. Ed sarebbe un peccato in qualche modo a non fare cartello in questo senso. Bravo. Io concordo sull'idea di fare cartello e di fare sistema. Scusa, a proposito del capace, volevo salutare Salvatore Misticone, Scapice ma capace, che sarà sul palco del Trianon con questa produzione dal 19 aprile? Dal 19 aprile, che presenteremo tra poco. Ecco, mi piace che appunto in questo teatro ci sia questo scambio tra artisti, cioè che non ci sia la freddezza dell'artista. Questa è una cosa per cui mi sono sempre battuto, e Gio lo sa, da epoca non sospetta, anche se non ci vedevamo da circa 20 anni, però già all'epoca viaggiavamo spesso. Dunque, credo che tra l'altro stia pure arrivando Edoardo, quando poi è pronto lo invitiamo, e poi se ci sono altre domande, noi... Ci sono delle altre domande? C'è qualcuno che vuole delle delucidazioni ancora? Sulla scaletta, come ha detto Joe, sarà una cosa, quasi una sorpresa, no? Dove ci saranno anche le improvvisazioni musicali con Fabrizio, mi immagino.
Quindi vorrei che fosse ridato l'appuntamento il 28 marzo, giovedì 28 marzo alle 21, Respiro per la città della scienza, Gio Barbieri, special guest Fabrizio Bosso. Allora, grazie, noi abbiamo terminato questa prima parte.